Il Kenya attende entro le prossime ore il risultato elettorale delle presidenziali. Mancano ormai una manciata di circoscrizioni allo spoglio. Secondo i dati ancora parziali, resta in testa il candidato Uhuru Kenyatta, ma si assottiglia il distacco con il rivale Raila Odinga. Nel paese l'atmosfera è calma, ma i cittadini non nascondono una certa apprensione. Questa attesa dei risultati sta provocando molta ansia tra la gente. La commissione elettorale dovrebbe impegnarsi perché noi come elettorato abbiamo fatto la nostra parte andando numerosi a votare. Dovrebbero accelerare i lavori in modo trasparente e rendere noto il risultato. Nel caso di un ballottaggio, la nuova consultazione si svolgerà il prossimo 10 aprile. Per questo scrutinio sono state introdotte nuove misure per evitare tensioni e denunce di brogli. Nel 2007 la precedente consultazione aveva innescato un'ondata di violenza in cui erano morte migliaia di persone. In questi giorni nel paese ci sono stati solo alcuni scontri circoscritti soprattutto a Mombasa, in cui ad agire sono stati dei gruppi separatisti. Domenica scorsa, dopo un attacco, sono stati uccisi 6 agenti e 6 aggressori.